Sì, è aperta venerdì a Cerignola la settima edizione della Fiera del Libro, dell'Editoria e del Giornalismo, organizzata dall'Associazione Oltre Babele con il patrocinio di Comune, Provincia di Foggia, Regione Puglia, Università degli Studi e Fondazione Banca del Monte. Il prologo sin dalla mattina con i laboratori scolastici per le scuole primarie e dell'infanzia. Poi nel pomeriggio l'apertura ufficiale con il presidente dell'Associazione Oltre Babele, Partecipato Rossella ovviamente Bruno. che Per il darà il Comune ha giusto portato il saluto attestato alla casa dell'amministrazione e comunale, la facciamo dottoressa anche Maria auguri ai Dettori. gestori La e ai Bruno ha messo in gestionali. evidenza ancora, Felicia, così come in conferenza così stampa due sono settimane fa, quelli l'assenza di in contributi da attesa parte di della quanto Regione Puglia. l'amministrazione E la frase riesce "il a fare patrocinio con non ci basta l'aiuto più" del è sesto stata salutata sigillo dall'applauso del con pubblico. maggiore sigillo Poi la anche questa presentazione settimana della all'Università mostra con Cattolica di l'altra possibilità, Conferenza del 65 foto realizzate da Giovanni Rinaldi e Lisa Graziano sul mondo carcerario, storie di detenuti che cercano il ritorno ad una vita il più possibile normale. Poi il primo big della serata, il giornalista Pierluigi Battista, che ha presentato il suo libro "Mio padre era fascista". Accanto a lui l'ex sindaco Salvatore Tatarella, salutato dal pubblico con un applauso carico d'affetto della città dopo aver superato i problemi di salute. A seguire la testimonianza di Monica Mancini, la vedova del poliziotto che scoprì la terra dei fuochi. Il Intendo titolo "Io assolutamente le morto per stesse dovere" ne cose, racconta il dramma ci uniamo passionale ed personalmente umano per che ha attenzione alla vissuto e sorgente che di risposte Mancini, da parte dello però Stato tutt'oggi è non uscito un sono bel libro, ancora arrivate. assolutamente. Seconda giornata sabato con la presenza del procuratore Rosario Priore e poi con Ilaria Guidantoni. Mimmo Siena, speciale news dalla Fiera del Libro di Cerignola, Foggia.